Il Verbania vince e convince al Pedroli nella sfida di centro classifica contro l'Oleggio. 2-0 il risultato finale, con Tettamanti, autore di una doppietta, ancora una volta decisivo per le sorti della formazione biancocerchiata. Il Verbania parte forte e sblocca la partita dopo soli 5 minuti. Rimessa lunga di Sestino, con palla che spiove in area di rigore. Sponda aerea di Cerutti e Tettamanti in sacca di testa alle spalle di Barantani. La formazione di casa macina gioco e sfiora il raddoppio al 14esimo. Punizione deliziosa di Tettamanti a cercare il secondo palo. Bottazzi riesce a intervenire ma manca la deviazione vincente. A partire da metà tempo l'Oleggio alza la pressione e si crea alcune occasioni per pareggiare. Al 21esimo Blanda sfonda a sinistra, entra in area e finisce a terra in seguito a un contrasto. L'arbitro decide di lasciar correre e in effetti non sembrano esserci gli estremi per il calcio di rigore. Al 24esimo gli orange passano ancora una volta a sinistra. Palla messa al centro per la corrente Antonioli, che conclude però troppo debolmente verso la porta. Soli 3 minuti più tardi, gli ospiti riconquistano palla in zona pericolosa e arrivano al tiro dal limite. Chiodi fa buona guardia e blocca la sfera senza problemi. L'ultima occasione dei primi 45 minuti arriva al 37esimo. Preciso lancio dalle retrovie che coglie impreparata la difesa biancocerchiata, con Blanda che, tutto solo davanti al portiere, conclude largo d'un soffio. In avvio di seconda frazione le squadre scendono in campo tese e contratte e bisogna aspettare ben 20 minuti prima di poter assistere a un'occasione da rete. A riaprire le danze è il solito Tettamanti, che coglie un palo clamoroso sul calcio di punizione. L'azione prosegue e i biancocerchiati provano a trovare la zampata vincente, ma la difesa dell'Oleggio riesce faticosamente a liberare. Al 25esimo Tettamanti viene abbattuto all'altezza del cerchio di centrocampo da un brutto intervento di Salice, che viene ammonito dal direttore di gara. Il 10 biancocerchiato resta a lungo a terra prima di rialzarsi tra le applause del pubblico. Il capitano della squadra di casa si vendica 4 minuti più tardi. Discesa inarrestabile di Balestroni sulla fascia sinistra, con l'esterno che viene abbattuto da Salice in area di rigore. L'arbitro indica il dischetto, da cui si presenta proprio Tettamanti. Rigore perfetto e raddoppio Verbania. La tardiva reazione degli uomini di Ferrero non porta nessun pericolo alla porta verbanese e il match conclude sul risultato di 2-0.